Squadre al completo al Dall'Ara con il rientro nel Bologna di Capitana Signori. Il primo sussulto lo regala il Vicenza. Da rimessa laterale tocca a Toni per Callon, controllo in corsa ed il destro sfila sul fondo di un niente. Ecco Callon. Poi al 20° si fa male Sommese, al suo posto Maurizio Rossi. Alla 32° l'arbitro Cesari viene indotto l'errore dal guardialine Strocchia. Il fuorigioco di Cruz sul lancio di Signori non c'è. La vediamo. Via. Lungo lancio per Cruz, appoggio su Maresca, di nuovo verso Cruz che entra in area, aspetta l'uscita del portiere, sinistro in rete al 33°, Bologna 1, Vicenza 0. Rivediamo il bel sinistro di Cruz al suo quarto gol. Ancora problemi per il Vicenza, costretto a far entrare Thomas e Comotto per Cardone e dal canto infortunati. Mentre Cruz ci prova ancora, para Sterkele in due tempi. Punizione per il Vicenza. Batte Zauli, Brioschi fuori tempo e gran aggancio in mezza rovesciata di Toni e gol splendido. Alla 41°, Bologna 1, Vicenza 1. Rivediamo il gol di Toni, bello sul serio. Con le immagini preparate da Dario Fabri passiamo alla ripresa. Nel Bologna c'è Binotto per Tarantino. Subito fischiato un fuorigioco che non c'è a Signori, che poi lascerà il posto ad Oliveira. Ed è un assedio continuo del Bologna che tuttavia non riesce a trovare lo spiraglio buono per battere Sterkele. Ma la difesa del Vicenza non è mai passiva. Al 36°, punizione di Zauli, tocco di Crovari e Pagliuca deve salvare su Comotto. E ancora sul rovesciamento di fronte, Zauli non trova la porta di Pagliuca. Ma l'affondo finale è del Bologna. Nervo, ennesimo affondo, salta Rossi, tiro cross, palo pieno con Sterkele sorpreso, respinge Crovari, raccoglie Binotto, controllo e gran tiro con risposta in angolo del portiere Vicentino. E il 39°. E termina l'incontro su questa azione. Un risultato di parità giusto, ma che va un po' stretto alla Bologna.